Interpretazione del video dall'inferno. Io non ce l'ho. Mi nasconderò, tu già dormi e non sai quale maschera avrò. Questo video è pieno di immagini e anche un po' strane, in particolare è pieno di flash. È stato montato anche così apposta per creare un po' di boh, dubbio, macello o anche niente. È da vedere bene perché sono molti pezzetti di immagini che ognuna di loro significa qualcosa. Quindi ci sono molti significati dentro, almeno per me. Troppo lineare non è da me, ma boh, forse cioè, nascondo una grande banalità di fondo. Forse la mia anima è talmente tanto banale che deve essere comunque arricchita da un mistero o da una leggera e fitta nebbiolina. E non so cosa vuol dire, me lo volete dire voi cosa vuol dire questo video? Io non lo dirò mai, finché morte non mi separi da questo mondo. La mia musica si traduce nel disco solo 2.0, credo, perché è pieno di cose e molte cose sono nascoste. In alcuni pezzi ci sono addirittura 4-5 loop di batteria diversi sotto, che poi messi tutti insieme non si capisce, cioè sembra uno. Però è tutto un... Poi dico delle frasi, delle volte non è mai uscita questa cosa. Non siete molto attenti. L'attesa su di me, silenzio immobile, adesso sono Forse da fuori è sembrato comunque un periodo di riposo, però ho fatto tante altre cose e su altri campi. Per esempio, ho comunque sperimentato il doppiaggio e quindi, che mi ha impegnato tanto, ma che mi ha dato anche tanto. Ok. Chi sei e che ci fai qui? Sparisci, lasciami in pace. Mi hanno detto che se ti portano queste cose, tu parli degli alberi. Dr. Seuss è un cartone film, ovviamente adesso io non so come si chiamano. Ha una bellissima storia. Parla di tantissime cose, c'è cioè in mezzo del romanticismo, ovviamente è quello che io allontano più possibile, però c'è dentro anche un muoversi per il mondo nel quale viviamo, cioè nel senso la distruzione di questo mondo porterà alla nostra distruzione, quindi non è giusto. Hey, dove è il tuo snee? L'hai venduto? Ciao, sì, no, no, ah, no, no, non l'ho venduto. Pare che sia troppo all'avanguardia, almeno credo. E hai fatto del tuo meglio, no? Che puoi fare di più? Siediti, gioca con noi. A che giochiamo? Io gioco a poker. Lui fa un solitario e lui ha fame. Credo che sia anche un po' didattica, cioè che insegni, spero, qualcosa comunque ai piccoli futuri grandi. Raccontami la fine della storia. Torna domani. E non rovinare lo scarpone andando via. Che scarpone? Io mi sono concentrato molto in quest'ultimo periodo sulle relazioni umane e la loro difficoltà. Sarebbe molto meglio rimanere a casa da soli chiusi, dentro una stanza. Ma non si può fare, perché dobbiamo relazionarci con il mondo. E è molto difficile, ma in tutti i contesti, diciamo, l'amicizia, l'amore, di lavoro.
E quindi è molto difficile trovare sempre quell'equilibrio che ti porta a star bene a te e alle altre persone. Sicuramente su questo mi sono scervellato, spero di ridescriverlo. Spero di cominciare già da questo, perché poi la musica è un po' una relazione. Io la odio, per esempio, perché non puoi far altro, cioè nel senso istintivamente devi andare lì. Non è per dire no, basta, devi farlo, stop. E come in tutte le altre relazioni forti, sentimentali, trovi questo tutto. E quindi cerchi un po' di descriverlo anche con delle fusioni e con delle infiltrazioni musicali diverse nella tua musica. Poi negli occhi mi bagnai sudore. Completamente diverso il nuovo tour, anche organicamente sul palco sono cambiati un po' di musicisti, ci sono degli strumenti in più che non ho mai usato in vita mia, cioè nel senso nella mia piccola carrierina. Ci sono due fiati in aggiunta e andiamo più verso un mondo istintivo mio, più verso un western Motown. Quindi ci spostiamo un po' verso New Orleans con questo tour. Abbiamo riarrangiato tutti i pezzi un po' in questo stile. Io istintivamente mi muovo comunque verso il soul, l'R&B, il rhythm and blues. Credo le corde vocali poi vadano da sole. Poi ovviamente ti fai contaminare da qualsiasi cosa. Sono molto attento sì, anche alle parti registiche e scenografiche, perché ovviamente vado a descrivere me stesso, quindi devo starci in mezzo per forza anch'io. C'è il lieto fine? Ma non lo so, io non amo molto i film con lieto fine, amo più i film realisti, dipende da come va la cosa. Se uno si salva all'ultimo momento, non si sa perché, dopo che ha passato di tutto, è anche la realtà. Sì, è vero, però non vince né miliardi né medaglie, ma vince un grande orgoglio, credo. Io non so come sarà questo tour, anche perché dobbiamo ancora provarlo. Dobbiamo ancora iniziare le prove, ma fortunatamente sto lavorando con persone che comunque stanno lavorando mattina, sera, notte. In questo tour spero di far un po' meno, ma di dar molto di più a me. A volte ci sono dei risultati inaspettati, quindi inaspettatevi.